Buon pomeriggio Capocce Rosso Nere, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questo inaspettato video pagelle di pomeriggio purtroppo ragazzi non sono riuscito quest'oggi a pubblicarlo alla mia consueta ora ovvero quella delle 13.45 che rimarrà sia chiaro l'ora di pubblicazione dei video prima di cominciare queste altesissime pagelle di una vittoria quasi insperata dopo mille, mille sconfitte mi raccomando like al video commentate condividetelo con gli amici ma soprattutto iscrivetevi al canale importantissimo e attivate la campanellina delle notifiche anche questo Importante, ragazzi. Milano-Torino 1-0. Iniziamo subito con le pagine del fenomeno del veramente il giocatore più forte, di più temperamento, più mobile, più agile della squadra: Tata Rosano. Allora, Tata Rosano, voto 6. Voto 6 perché comunque ha fatto i suoi interventi, ha messo qualche pezza, non do più di 6 perché ovviamente ogni calcio d'angolo dentro l'area piccola non esce mai, è uscito per sbaglio solo una volta, quindi più di 6 non, non mi sento di dare purtroppo, anche quando fa belle parate c'è sempre quell'alone di eh, insicurezza che trasmette agli altri. Calulu ragazzi, voto 7 più, Pierino ritorna finalmente sugli scudi ritorna in auge, fa una prestazione ottima dove praticamente prende a pisellate Sanabria, non fa passare nessuno serve un assist di Trivela meraviglioso nel secondo tempo a Teo che spreca in malo modo e quindi non posso che dare 7 più al nostro Perino unica nota dolente della difesa ragazzi è purtroppo il Principe Azzurro Kier, a cui non mi sento di dare più di un 5 meno perché addirittura poteva essere 4 se quel suo errore Sesquipedale, gigantesco, non so come descriverlo, non so che aggettivi utilizzare Ho strappato lo Zanichelli perché quando l'ho visto scivolare, poverino, in quel modo Sono rimasto un po' interdetto Fortunatamente è uscito, tra virgolette, da Tarusano, è riuscito a sventare un pericolo Lui non ha causato il rigore perché ho visto che ha tentato, insomma, di mettere il piede Ehm... Purtroppo non è più quel giocatore che ricordavamo Speriamo di recuperarlo alla lunga eh, Anche perché questa c'è da dire Che la prima stagione post infortunio Magari, magari Recupererà mh, Brillantezza e carisma Ed ecco che Arriva il migliore della difesa Ragazzi io veramente non so cosa dire a Stefano Pioli Per averlo tenuto in panchina Per così tanto tempo Ai ai Stefano perché anche nel post partita Quando ha detto ho sempre visto altri meglio di lui come fai a mettere Gabbia al suo posto, ragazzi? Ciao, voto 8, è stato semplicemente un muro. Le prendeva tutte di testa, prendeva piselate tutte fisicamente, enorme, stazza, veloce, giocatore completo, giocatore incredibile. Quando era entrato nelle precedenti partite aveva fatto sempre benissimo, ricordo a Verona aveva salvato due gol praticamente sulla linea, portando oh, a casa i tre punti grazie a questi due interventi. Veramente non ho più cosa dire se non criticare il nostro allenatore Pioli che purtroppo non l'ha visto prima e fidatevi che dopo di lui ci sarà anche Branks ad esplodere se mai qualcuno lo notasse, qualcuno seduto in panchina. Salmecher ragazzi, voto 6 meno, inizia molto bene la partita evitando con un intervento l'azione pericolosa del Torino, arpionando palla sui piedi, secondo me è il ruolo perfetto per lui, questo qui anche se è sul ruolo ne parleremo alla fine. Del modulo eh, Alla lunga si perde, un po' confusionario Mai in qualche modo efficace Quando la palla trepedi in attacco Quindi non mi sento di dare eh, un voto superiore Al 6, meno Crunic, ragazzi voto 5,5, ,5, partita negativa Ma purtroppo c'è da prendersela con chi lo schiera in campo Il ragazzo è tornato all'infortunio da poco Non ha condizione atletica Cioè non hanno condizione atletica Chi si è fatto tutta la preparazione a Dubai Figuratevi lui che non se l'è fatta è tornato infortunato E purtroppo viene messo in campo Non capisco perché Franks non venga mai visto eh, purtroppo nel primo tempo non la becchiamo mai, non mi sento di dare se più di 5,5 tonali ragazzi voto 6, si vede che un calciatore in calo, stanco mentalmente e soprattutto fisicamente, non corre più come prima nel primo tempo in costante ritardo su ogni manovra di pressing nei confronti degli avversari e eh, Ragazzi, eh, purtroppo la situazione è quella che è. Un momento complicato, stiamo vicino a Sandro che ritornerà come più forte di prima. Teo Hernandez, ragazzi, voto 6,5, finalmente si risveglia il nostro treno, 19 sulla fascia. Fa una partita veramente, veramente, veramente: nel primo tempo quasi nulla, nel secondo tempo si sveglia, mette un grosso pennellato sulla testa di Giro che fa un gol incredibile. Il gol di Giro è ancora più bello del cross. Purtroppo mh, poco prima si era reso pericoloso con un'altra scorribanda delle sue con un cross potentissimo deviato in calcio d'angolo al difensore del Torino. Ha ah, il neo di macchiare la sua prestazione con un gol mangiato su assist meraviglioso di Trivela di eh, Carulu, però dai, segnale di risveglio da parte del nostro teo. Brandiaz, ragazzi, voto 6 perché non si può dare meno di 6 a Brandiaz. È vero che sbaglia tante palle. Ma è l'unico che anche nel primo tempo ci prova sempre, mette tutto se stesso, pressa su tutti anche se praticamente, ripeto, è alto un metro e un cazzo Quindi il suo pressing è un po' fine a se stesso, però lo vedete ci prova, si danna l'anima da tutto se stesso E onestamente Brahim non merita meno di sé, ragazzi Seconda nota negativa della serata, Leao voto 5, completamente fuori dal gioco Addirittura Pione del post partita dice che eh, lui stesso preferisce il ruolo di seconda punta, non la prende mai Purtroppo uno dei suoi grandi limiti è attaccare allo spazio. Se, se eh, in futuro Migliorando riuscisse a capire come attaccare con cattiveria, con tempismo, lo spazio sicuramente diventerà tra gli attaccanti più forti al mondo e potrebbe fare in quel ruolo enormi gol. In questo ruolo, in questo momento, non è cosa per la quale, lui deve giocare esterno. Non è un caso che tornando al 4-2-3-1... Nel secondo tempo, come ha fatto Pioli, abbiamo assistito a un netto miglioramento della sua prestazione, anche se era comunque un po' avulso. Non era il solito Leao partecipe che si faceva dare palle un po' nascosto. Girù, ragazzi, voto 7 perché la sua capoccia salva il Milan da una crisi enorme. Ancora, ovviamente. Non ci siamo buttati tutto alle spalle, però questa incornata è stata tanto bella quanto importante. Un giocatore che durante il primo tempo è stato completamente inutile alla squadra, era quasi, era, era stanco, si vede, il ragazzo è bollito dopo il mondiale. Nel secondo tempo, nonostante un gol mangiato dove praticamente ha sparato in bocca al portiere, riesce con una torsione meravigliosa a mandare le spalle la palla alle spalle di Milinkovic a fare un gol è veramente importante per quanto riguarda i subentrati ragazzi al settantesimo Gabbia prende il posto di Chiere purtroppo non posso dare un voto negativo a Matteo Gabbia del 5,5 perché diciamo su 5 palle ne sbaglia due di cui una sanguinosa e regala senza motivo per un errore banalissimo tecnico un calcio d'angolo a Torino in un momento dove i calci d'angolo sono la nostra bestia nera all'ottantottesimo entra Calabria al posto di Salme Kerma eh, senza voto per lui così come Pobega che entra al posto di Tonali mentre Cdk Ragazzi, do 5,5, ,5. potrei anche non dare voto. Da qualche spallata ben assestata si vede che fisicamente sta un po' prendendo le misure, sto un po' capendo come farsi rispettare, però è ancora troppo poco perché si nasconde sempre. Pioli, eh, voto 5,5 ,5. perché è vero che abbiamo vinto la partita, però spero che questo sia mh, il segno più importante di ehm, un errore da parte sua. Ovvero... La squadra non sa giocare con la difesa 3, non perché non riuscirà mai a giocare con questo modulo, ma perché ehm, non c'è tempo. È un campionato dove non c'è tempo, si gioca ogni tre giorni, preparare un nuovo modulo diventa pesante. È stato emblematico come nel secondo tempo, mettendo il 4-2-3-1, più che altro si è riaccesa la luce negli occhi degli smarriti giocatori. Del primo tempo ed erano gli stessi, quindi, Stefano, ti prego: se proprio devi cambiare qualcosa, copri un po' di più, lascia il 4-2-3-1, metti un trequartista muscolare e andiamo benissimo così. E vedrete che riprendendo condizione, dato che, come ho sempre detto, abbiamo totalmente floppato la preparazione a Dubai, le cose si rimetteranno a posto. Ragazzi, niente, il video finisce qua. Considerazione per quanto riguarda la partita di ieri, l'ho detto nel voto di Pioli, un primo tempo dove praticamente non abbiamo fatto nulla, giocatori smarriti, abbiamo subito il pressing del toro, non riuscivamo ad uscire giocare a memoria. Mm, seguendo le trame che ci hanno reso campioni d'Italia l'anno scorso perché semplicemente i giocatori non avevano più punti di riferimento, nel secondo tempo, fortunatamente col 4-2-3-1 la musica è cambiata. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Mi scuso ancora per il ritardo. Video: like al video, commentate, condividete con gli amici. Ma soprattutto iscrivetevi al canale forza, mille ragazzi. Martedì, super sfida. Mi raccomando, belli carichi.